irrigazione, non solo acqua. La gestione della risorsa idrica in agricoltura rappresenta sempre di più una problematica che coinvolge la totalità del territorio, andando a toccare la delicata questione della sicurezza idrogeologica. Da qui l'incontro organizzato da Unione Veneta Bonifiche per sfatare innanzitutto il luogo comune che vuole l'irrigazione quale fattore di spreco di acqua e riaffermare viceversa il ruolo vitale svolto dagli agricoltori nella tutela di ambiente e paesaggio. Sfatiamo questo luogo comune che dice che l'agricoltura consuma, innanzitutto l'agricoltura utilizza l'acqua per poi restituirla alle falde e quant'altro. E sfatiamo un altro detto comune secondo cui solo l'agricoltura utilizza e ha un'impronta idrica importante. Se vogliamo avere prodotti di qualità e produttività per il nostro Veneto, dobbiamo avere l'acqua. L'acqua la dobbiamo utilizzare bene, razionalizzare meglio, portarla dove non c'è e soprattutto creeremo quelle condizioni tali per cui avremo un ambiente migliore, una realtà migliore da poi vendere, fra parentesi, al nostro turismo che, ricordo, è la prima industria del Veneto. I consorzi di bonifica in Veneto svolgono la duplice funzione di fornire acqua a quasi 600.000 ettari di campagne e garantire la sicurezza idraulica della rete. Funzione resa più difficile negli ultimi anni dai cambiamenti climatici che hanno alternato periodi di siccità ad altri di forti alluvioni, costringendo agli straordinari sistema della bonifica. Per questo Unione Veneta Bonifica ha pronto un ampio progetto di ristrutturazione delle infrastrutture che possa ottimizzare la distribuzione dell'acqua, salvaguardando al tempo stesso la precaria sicurezza del territorio. L'obiettivo però di razionalizzare nel miglior modo possibile quello che è l'utilizzo di un bene che sicuramente presenta, con quella che è l'evoluzione anche meteorologica, momenti di siccità con momenti di forti precipitazioni e quindi di rischio anche idraulico. Proprio per questo che non bisogna più pensare a suddividere quelle che sono le gestioni per comparti stagni, ma bisogna mettere in sinergia quello che può essere l'utilizzo di un fosso sia per l'irrigazione sia per lo scolo delle acque. Abbiamo redatto un piano regionale per l'irrigazione in Veneto che evidenzia come l'importanza dell'irrigazione per il territorio, per l'agricoltura, per l'ambiente. Abbiamo cercato di suddividere grandi opere che dovranno trovare sicuramente risorse finanziarie a livello nazionale. A livello regionale però c'è necessità di mettere in atto tutta una serie di piccoli interventi con poche risorse, una 40 milioni di euro nei prossimi 7 anni, attraverso magari un cofinanziamento tra consorzi e regione, potrebbe veramente portare una ricaduta ambientale strategica.